tu, prima che inizi il video, se vuoi farmi delle domande, scrivi domande qua sotto e io andrò a rispondere in un prossimo video. Inoltre ti ricordo anche di iscriverti al canale, sempre cliccando il tasto rosso qua sotto. E niente, ti auguro buona visione. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo nel sesto Vlogmas. E sì, devo dire che sto riuscendo a portare avanti questa challenge. E devo dire che sono anche molto contenta di come stiano venendo man mano i video, perché in realtà non mi aspettavo di riuscire a fare comunque dei video così lunghi e non mi aspettavo di avere così tante idee comunque da potervi portare. Vi avviso già da adesso che questo sarà probabilmente il Vlogmas più corto, più breve che vedrete, perché quest'oggi andremo a parlare semplicemente di come mi sto trovando a fare questa challenge, se è difficile, se riesco a farla e di tante altre cose del genere. Quindi se siete interessati guardate il video fino alla fine e mi raccomando, come al solito, trovate la playlist nella in alto a destra in modo che potete andarvi a recuperare gli scorsi vlogmas. Tra l'altro quello che è uscito 2 giorni fa è un vlogmas a cui tengo particolarmente, quindi se ancora non l'avete visto vi invito ad andarlo a guardare. Prima di tutto di come mi sto trovando. Come vedete sto riuscendo a farli, ovviamente sono solo 6 giorni adesso che porto vlogmas, quindi 6 giorni ci può anche stare, diciamo, poi si dovrà vedere nel lungo periodo fino all'arco di tutti i 25 giorni come sarà la situazione. Nonostante tutto però posso già dirvi che comunque sto riuscendo ad organizzarmi, sto riuscendo a fare tutto e quindi sono già molto molto contenta e fiera di me stessa, perché comunque sto riuscendo a conciliare studio, la registrazione dei video, l'editing dei video, tutta la preparazione dei video e anche un po' di vita sociale che non guasta mai, quindi devo dire veramente veramente top. Un altro fattore da tenere in considerazione quando si parla di video è il fattore idee. Come mi sto trovando con le idee? Beh, le idee sono la parte secondo me più complicata, perché è molto più difficile trovare l'idea per un video che anziché realizzare il video stesso, almeno che ovviamente non si tratti di video impossibili tipo challenge impossibili oppure viaggi oppure cose che diciamo richiedono tanto tempo per essere realizzate. Quindi dal lato delle idee diciamo siamo un po' alle strette, non dico messi male perché non stiamo messi male, però stiamo un po' alle strette, infatti è difficile trovare comunque 25 idee per 25 giorni consecutivi, perché 25 idee si trovano, ma magari non tutti i giorni, c'è il cosiddetto blocco dello scrittore che non ha idee e la stessa cosa vale anche per gli youtubers o comunque content creator che magari hanno il blocco della creatività. Nonostante tutto comunque credo di riuscirmela a cavare, anche perché ho già delle idee da parte come già vi dissi in altri video, e poi ci sono sempre i vlog che sono dei jolly da poter utilizzare in qualsiasi momento. Per quanto riguarda invece la questione miglioramenti del canale a livello di visualizzazioni, mi piace, iscritti, non posso giudicarlo adesso perché comunque sono video che sono usciti da pochissimo e tra l'altro ho anche un canale piccolo, quindi ovviamente è normale che i video ci mettano più tempo per arrivare alle persone, quindi questa è una cosa che poi si dovrà capire sul lungo periodo, se effettivamente questo periodo di caricare un video al giorno, quindi questo periodo di costanza giornaliera, possa servire alla crescita del canale o meno. Anche se comunque un po' sapete come la penso, quindi nel caso aveste perso quel video ve lo lascio sempre nelle in alto a destra, che è uno dei video della playlist di consigli che do agli youtuber che come me hanno iniziato da pochissimo e che magari sono completamente inesperti di questa piattaforma, almeno io qualcosina in più con tutti gli anni che ci ho fatto sopra la so. Un'altra curiosità che potrebbe venirvi in mente e che potreste volermi chiedere è: ma quanto tempo ci metti per realizzare questi daily vlog o comunque questi daily video? Beh, devo dirvi la verità, ci metto abbastanza perché comunque la registrazione dei video mi richiede almeno una mezz'ora, poi ovviamente dipende da che tipo di video sono, se sono dei video ferma in un punto oppure se sono dei video in movimento eccetera, e la loro fase di editing invece mi richiede dalle 2 alle 4 ore, infatti tipo il video dei gli unboxing mi ha richiesto 4 ore perché comunque non è solo la fase di taglio eccetera, ma anche tutta la fase di pensare a quali effetti aggiungere, mettere le transizioni, mettere i suoni, le musiche e tutto il resto. Quindi sì, diciamo che mi richiede parecchio tempo e poi ovviamente c'è tutta la fase di
copertina e ottimizzazione dei video per caricarli su YouTube. Quindi nel complesso fare video giornalieramente non è una passeggiata, non è una passeggiata soprattutto per, come vi ho detto, per quanto riguarda le idee, per quanto riguarda l'editing, perché la registrazione comunque ci si riesce, ma l'editing è una parte che richiede davvero tanto tempo, soprattutto se si vogliono fare le cose fatte bene. E niente ragazzi, questa era una panoramica generale di come mi sto trovando in questa prima settimana di Vlogmas. Fatemi sapere se questo video vi è interessato e se potrebbe tornarvi utile per il vostro canale o comunque per qualsiasi altra cosa voi vogliate fare. E niente, io spero che questo Vlogmas, comunque un po' più breve e un po' più parlato e basta, vi sia piaciuto. E magari, se volete, qua sotto nei commenti fatemi delle domande su qualsiasi cosa che vorreste sapere su di me, sul canale, su quello che faccio, eccetera, in modo da poter rispondere in un video ask dedicato. Così appunto abbiamo anche un altro contenuto per i Vlogmas. E niente ragazzi, io direi che per questo video però può essere tutto. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo nei prossimi giorni con prossimi Vlogmas. Bella!